Bergen 2017, Dumoulin campione del mondo a cronometro. Podio per Roglic e Froome, 6 grado Moscon. Era il più atteso della vigilia e non ha tradito le aspettative Tom Dumoulin che, dopo la vittoria con la sua Giant nella cronosquadre maschile, conquista anche il titolo di campione del mondo a cronometro a Bergen, dopo aver già conquistato un terzo posto a Ponferrada nel 2014. Il gradino più basso del podio spetta oggi invece a Chris Froome, mentre secondo è lo sloveno Primoz Roglic per un podio di assoluto livello. Sono 65 gli atleti a prendere il via nella cronometro individuale maschile della categoria Elites, divisi in 6 blocchi su un percorso mosso lungo 31,5 km e caratterizzato da un importante strappo nel finale. Unico italiano in gara è il campione nazionale della specialità, ovvero Gianni Moscon, reduce da un lavoro encomiabile nell'ultima Vuelta. Tra i corridori dei primi 4 raggruppamenti a Vico Kelderman a far registrare il miglior tempo, fermando il cronometro sul 46:15, scalzando un sorprendente Jan Tratnik, in testa per lunghi tratti. L'olandese viene superato per 7 dal portoghese Nelson Oliveira, mentre nel frattempo transita sul traguardo Gianni Moscon che nonostante i record nei settori centrali arriva a neanche un secondo di distacco dal corridore della Movistar, per il classe 94 resta comunque un'ottima prestazione, mentre anche l'ex iridato Vasil Kiriyenka giunge su tempi simili andando a inserirsi tra i due. Rimangono solo i corridori dell'ultimo gruppo mentre una leggera pioggia inizia a cadere sul tracciato. I primi rilevamenti sono buoni per tutti, eccezion fatta per Matej Bodnar rallentato da una caduta, ma il tempo più impressionante è quello fatto registrare da Tom Dumoulin che sbriciola ogni record nel primo settore. Le precipitazioni non diminuiscono e il meteo stravolge inevitabilmente il percorso e di conseguenza le carte in tavola. Tant'è che la leadership di Oliveira non viene neanche messa in discussione fino alle battute finali, da segnalare anche la giornata da dimenticare dell'ultimo a partire, il campione in carica Tony Martin. Il portoghese mantiene l'oro virtuale fino al passaggio degli ultimi corridori che ridisegnano definitivamente il podio. Primoz Roglic chiude a 45:38. Mentre Chris Froome con un 46:02 riesce a centrare il secondo posto provvisorio ma non a scalzare lo sloveno. La sentenza è però Tom Dumoulin che con uno stratosferico 44:41 migliora di 57 il miglior tempo e stravince il campionato del mondo a cronometro. In attesa della prova in linea, alla quale parteciperà, l'olandese conquista in secondo successo a Bergen dopo la cronosquadre. Classifica campionato del mondo a cronometro individuale maschile, Elites, di Bergen 2017. Primoz Roglic, Slovenia, più 57. Chris Froome, Gran Bretagna, più 121. Nelson Oliveira, Portogallo, più 128. 5 Vasil Kiriyenka, Bielorussia, più 128. Gianni Moscon, Italia, più 129. Vico Kelderman, Olanda, più 134. Rohan Dennis, Australia, più 137. Tony Martin, Germania, più 139. Jan Tratnik, Slovenia, più 143.